In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Dopo i contadini, ecco i commercianti, finora una categoria non presa troppo in considerazione da Gesù, anzi diciamo che in alcune occasioni non sono stati trattati con i guanti. Ricordiamo la famosa pagina della cacciata dei mercanti dal Tempio. Ma a parte questo incidente di percorso, credo che a Gesù piacciano i commercianti. Gli piacciono per una particolarità che li avvicina alle logiche del regno. Guardano la merce come qualcosa che non gli appartiene. La comprano, la vendono, ma non la possiedono. Questa è l'intuizione che Gesù coglie del commercio e la parabola della perla va in questa direzione. Il regno di Dio non è semplicemente acquistare la perla, ma è il movimento che ci sta dietro, il vendere tutto, cioè il donare tutto. Vi leggo questo spezzone di brano di un illustre padre spirituale che è Teofane il Recluso. Mi chiese cosa stessi cercando. A dir la verità dissi: sto cercando la perla di grande valore. Lui la estrasse da una tasca e me la diede, proprio così. Io rimasi senza parole, poi mi riprese: davvero è per me? Sei sicuro di non volerla tenere? Alla fine mi disse: secondo te, cosa è preferibile, possedere la perla di gran valore o poterla donare? Ad ogni modo, ora l'ho io, e non lo dico a nessuno per paura di non essere preso sul serio. Tu, proprio tu, possedi la perla di gran valore, ma va, o di destare invidia, o di venirne derubato, sì, l'ho io, ma rimane quella domanda: è preferibile possederla o poterla donare? Per quanto tempo ancora mi impedirà la gioia?